giornata molto importante e strategica per il futuro della Scuola Superiore Sant'Anna. Ringraziamo molto il Comune di Pisa che ha creduto nel nostro progetto. Il campus tornerà a aprire le porte a allievi meritevoli. È previsto che la struttura sarà aperta al pubblico in modo che torni ad essere un patrimonio vivibile per tutti. Ringraziamo anche la Fondazione Talento all'Opera che ci ha permesso con un finanziamento di poter avere la progettazione di prefattibilità che è stata alla base della progettualità che poi ha permesso di arrivare alla concessione ventennale. Oggi siamo qui presso la sede della Scuola Sant'Anna, quella struttura Santa Croce in Fossa Banda passa a loro, cioè alla Scuola Sant'Anna, e consentirà a alcuni ragazzi di poter utilizzare la stessa come foresteria. Questo è una grande apertura da parte dell'amministrazione comunale, ma soprattutto una grande vittoria per la nostra città che, come appunto veniva ribadito, resta la città delle eccellenze sulle quali noi vogliamo puntare. Beh, e talento all'opera, come dice la parola, vuol dire valorizzare il talento dove c'è, ma soprattutto metterlo al lavoro. In questo senso, da un punto di vista pratico, l'operazione di Santa Croce di Fossa Banda è stato il primo quasi obiettivo che si è data Talento all'Opera. Come ce lo siamo dato? Talento all'Opera è costituita da 12 aziende più l'Associazione Industriale di Pisa, quindi recuperando inizialmente i fondi per la progettazione preliminare, che ovviamente essendo preliminare bisognava che ci fosse un intervento di privato per farla. E abbiamo visto con piacere che da 6 aziende fondatrici, fra queste, anzi 5, perché fra queste c'era l'Unione Industriale Pisana, siamo ormai arrivati a 13 con anche importanti aziende di livello nazionale. Quindi siamo accanto al Sant'Anna in questa nuova intrapresa.